tutti, buonasera, benvenuti al Patinodromo Burani di Ferrara per la decima giornata di campionato di Serie A, prima giornata di ritorno che vede contrapposte Ferrara e Cittadella. Tra i pali Facchinetti per il Cittadella, Gadioli per il Ferrara. Partiti, non è vero, partiti adesso. Ticker, ma recupera il disco immediatamente pistellato. Pistellato ancora per Stricker, Stricker che tenta ancora ed è Mastarol che approfitta di un rimbalzo impossibile a vedersi per l'incolpevole Facchinetti e insacca. 1-0 per il Ferrara che capitalizza al meglio la superiorità numerica che si era venuta a creare. Questa volta una mezza papera di Facchinetti, gli rimbalza il disco sul guanto e si infila alle sue spalle su un tiro non irresistibile di Pistellato. Il Ferrara passa in vantaggio, raddoppia, allunga, Ferrara 2, Cittadella 0. Parte Podda e infila un bellissimo gol nel 7 alla sinistra di Facchinetti. Ferrara che allunga, Ferrara 3, Cittadella 0. Si lotta per il possesso del disco. E Cittadella riesce a concludere in rete proprio negli ultimi secondi di superiorità. Cittadella che accorcia, quindi Cittadella 1, Ferrara 3. In superiorità. Realizza immediatamente, eravamo impallati al momento del gol e Cittadella che si riavvicina al Ferrara. Cittadella 2, Ferrara 3 e pareggia col numero 19 Grigoletto, quindi vantaggio estense completamente annullato con tre power play da parte dei veneti messi a segno, che per Lettera dietro la porta dei veneti e c'è Lettera realizza, gira dietro la porta dei veneti e riesce a beffare Facchinetti con un tiro sotto la traversa. Lettera che dedica la rete alla nostra prestazione e prendiamo volentieri la dedica. Lungo per Podda, no, scusate, per Stricker. 3 secondi, tempo finito. Fine del primo tempo che vede il Ferrara in vantaggio per 4-3. Arrivederci tra pochissimo. Prova dalla lunghissima distanza a sorprendere Facchinetti. Attenzione a Chelodi dà un ottimo disco che si che in un primo momento aveva dato l'illusione del gol infrangendosi sull'esterno della rete e poi disco che in maniera rocambolesca carambola dentro. Pareggio per il Cittadella, si riparte, ancora tutto da rifare. E questa è veramente sfortuna, disco che rimbalza sul pattino di Pistellato e si va ad infilare sotto le gambe di Gadioli. Cittadella che in questo modo passa in vantaggio.
libera e dà un buon disco a Veronese, ed è Mazzarol che si trova il disco sulla stecca, il disco del pareggio. E Bellini sbriglia un po' questa situazione infilando un bellissimo gol alla sinistra di Facchinetti. Ferrara ancora davanti, Ferrara 6, Cittadella 5. Si combatte in balaustra e il Ferrara porta a casa questa vittoria. Ferrara 6, Cittadella 5. Vittoria importantissima per il morale e la classifica. Morale che decisamente ha bisogno di una scossa dopo la pessima prestazione della settimana scorsa a Vicenza. Direi che il lavoro fatto in settimana e la ricerca della concentrazione da parte dei ragazzi ha dato i suoi frutti. Bellissima partita, ricca di colpi di scena, di cambi di fronte, di variazione di punteggio, e il Ferrara che incassa 3 punti preziosissimi. Siamo al saluto. Squadre si scambiano il saluto di rito, partita maschia ma corretta, come si usa dire, e bella partita, decisamente bella partita, piacevole, un bel hockey, è un risultato che per il Ferrara è ossigeno puro. Ecco che i ragazzi passano a battere il 5 a tutti i ragazzini delle giovanili. E da Ferrara direi che è tutto, un ringraziamento e un saluto e al prossimo appuntamento. Da Ferrara, dal Pallaburani di Ferrara, un saluto a tutti. Ripetiamo, punteggio finale: Ferrara batte Cittadella 6 a 5.